Allora, cominciamo con un pochino di ritardo. Il professor Stella avrà avuto, immagino, problemi di treno o di comunicazione da Firenze, ma abbiamo un chairman di grande valore anche, lo stesso, che è Christian Lippincott, che ci fa questo piacere. E, hai il programma? Sì. Ok. How long do they each speak? Tu puoi parlare inglese. For everyone is good. Sì, ma per quanto tempo? Half an hour maximum. Sì. Allora. È quasi fiorentina, Kristen, capisce benissimo. Sì. Capisco un po', ti parlo meno. Adottare come. Allora, il primo intervento è Emanuele Berti, che parla su Avieno, Aratto e Catas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 t
Sentite? Sì, adesso sì. Allora, prima di tutto ringrazio Anna Santoni che con il suo entusiasmo mi ha coinvolto nel suo gruppo di ricerca e in queste giornate di studio e mi ha, diciamo, indotto a riprendere, a ritornare su argomenti di cui mi ero occupato molti anni fa in un seminario all'interno di questa scuola. Fra l'altro qualcuno dei presenti era presente a quel seminario, e penso se lo ricordi. E sì, vi parlerò appunto di questo poeta ai più, immagino, pressoché sconosciuto, Avieno, la cui opera, cui Aratea o Arati Fenomena, è l'ultima delle traduzioni latine del poema di Arato. Siamo intorno alla metà del IV secolo d.C., l'unica traduzione giunta completa e anche la più lunga in assoluto, dato che rispetto ai circa 1154 per l'esattezza versi di Arato, il poema di Avieno ne conta quasi 1900, 1878. Questa maggiore ampiezza è dovuta, oltre che a una ridondanza espressiva che è la, diciamo, la caratteristica più tipica dello stile di Avieno e che lo rende anche a volte abbastanza ostico alla lettura, a volte non si capisce proprio quello che dice, e soprattutto è dovuta a un numero piuttosto consistente di inserzioni e aggiunte che Avieno apporta al testo di Arato così da aumentarne notevolmente le dimensioni. Questi supplementi sono più numerosi nella prima parte del poema, quella dedicata alla descrizione del cielo, che da sola conta 900 versi, quindi circa la metà di tutto il poema di Avieno, e che è invece più o meno il doppio della sezione corrispondente del poema di Arato. E per la maggior parte questi supplementi sono costituiti dalle favole di catasterismi con cui Avieno integra la descrizione delle diverse costellazioni, illustrandone l'aition mitologico. Dunque io mi rallaccio qui a quello che diceva anche ieri Anna, nel suo intervento sulla mitologia in germanico, alle pagine 4 e 5 dell'handout ho preparato anch'io una mia tabella comparativa in cui, diciamo, ho cercato di riportare tutte le inserzioni mitologiche del poema di Avieno comparate con quelle di Arato e anche con quelle della traduzione di germanico. Come diceva anche ieri Anna, in Arato la presenza di questi inserti mitologici è piuttosto l'eccezione che la regola, se si eccettuano appunto delle brevi allusioni riferite in particolare a quelle costellazioni che di per sé rappresentavano dei personaggi o degli oggetti del mito, per cui era quindi praticamente inevitabile fare riferimento ai corrispettivi mitici. Ad esempio penso al gruppo di costellazioni formato da Cefeo, Cassiopea, Andromeda e Perseo che formano una specie di rappresentazione mitologica trasportata in cielo, oppure anche altre figure tipo la corona di Arianna o la nave Argo.
Di fatto i miti narrati da Arato si riducono a tre, cioè le orze, che sono identificate con Elice e Cinosura, cioè le ninfe che nutrirono Zeus sul monte Ida a Creta quando si nascondeva dal padre Crono. Poi il mito della Vergine e dell'età del mondo, che è il più ampio, il più importante anche a livello ideologico. E poi, a proposito del cavallo, che Arato non identifica espressamente con Pegaso, come sarà nella tradizione successiva, quindi il cavallo è la fonte ippocrene, l'origine della fonte ippocrene sull'Elicona. Dunque, fra i traduttori latini, mentre Cicerone, a quel che possiamo vedere dalle parti superstiti degli Aratea, per questo rispetto si atteneva abbastanza fedelmente ad Arato, e anzi semmai tendeva a togliere qualcosa piuttosto che aggiungere. Ad esempio, Cicerone ha eliminato del tutto la storia del cavallo e della fonte ippocrene, mentre l'unica aggiunta è una breve menzione del mito di Fetonte e dell'Eliadi in relazione alla costellazione del fiume Eridano. Già assai più oltre, come ci diceva appunto ieri Anna, si spingeva Germanico, che aggiungeva di suo un certo numero di catasterismi, anche se Germanico si limitava per lo più ad accenni abbastanza contenuti, tant'è vero che l'estensione della prima parte del poema resta praticamente invariata, anzi di qualche verso più breve rispetto ad Arato. E comunque, senza dubbio, la traduzione di Germanico ha rappresentato un precedente importante per Avieno, che a Germanico si ispira per l'introduzione di alcuni racconti mitici che in Arato erano assenti. Ad esempio, vedete dalla tabella il mito di Nettuno e della ninfa Anfitrite in relazione al delfino, la numero 31, oppure il centauro Chirone al numero 40, anche se altri miti ha invece lasciato cadere, ad esempio a proposito del cigno o anche dell'aquila. Comunque, insomma, potete dare un'occhiata alla tabella per verificare. Però Avieno al tempo stesso va molto oltre Germanico, sia nel numero sia soprattutto nell'ampiezza di queste inserzioni mitologiche. Infatti, anche se a volte anche Avieno si limita a delle allusioni abbastanza brevi cui fa riferimento in maniera molto compendiosa, a volte anche quasi criptica, alla figura impersonata dall'astro e al relativo mito, soprattutto appunto nei casi in cui già Arato, come accennavo prima, dava queste brevi indicazioni mitiche. Nella maggior parte dei casi, più tipicamente, Avieno si dilunga a narrare per esteso i miti di catasterismo, fino a dare a questi racconti delle dimensioni di veri e propri epigli in miniatura, potremmo dire. Ad esempio, anche qui possiamo citare il caso del mito di Ercole e della sua lotta con il serpente nel giardino delle Speridi, a proposito della costellazione dell'Engonasin, che occupa 15 versi, 14 o 15 versi. Oppure ancora il mito di Asclepio e della punito da Giove per aver riportato in vita Ippolito, a proposito dello Fiuco, che sono 20 versi. E anche quando Avieno riprende dei miti già narrati da Arato, da qualcuno dei precedenti traduttori latini, di solito si compiace di ampliare il racconto, soffermandosi più nel dettaglio su alcuni elementi o inserendo nuovi particolari mitici. Ad esempio, insomma, anche qui per fare qualche esempio, nel caso appunto del cavallo di Pegaso e della fonte ippocrene, Avieno narra il mito in 14 versi rispetto ai 9 di Arato o ai 6 di Germanico, oppure il mito del fiume Eridano di Fetonte e dell'Eliadi. In Avieno sono In Arato questo mito era assente, era narrato molto brevemente da Cicerone e Germanico, mi pare rispettivamente 2 e 4 versi, mentre in Avieno estende la narrazione fino a 12 versi, per arrivare poi al caso estremo del mito della Vergine,
che in Avieno, la cui estensione in Avieno è praticamente raddoppiata, sono 76 versi rispetto a quelle già ampie di Arato e di Germanico, che erano entrambe sui 40 versi. Ma al di là, insomma, di queste considerazioni numeriche, il problema che si pone è quello di capire quale sia l'origine di queste aggiunte mitologiche. Ora, noi sappiamo che Avieno aveva a disposizione per il suo lavoro, accanto al testo di Arato e dei traduttori latini, a cui, come abbiamo detto, a volte si ispira, soprattutto una ricca messe di materiale esegetico stratificato nel corso dei secoli, il cui nucleo più importante risaliva però ai catasterismi di Eratostene. Ora, appunto, qui di fronte a Anna non ci sarebbe forse nemmeno bisogno di dire molte cose su quest'opera. Insomma, mi limito a dire che le vicende dei catasterismi sono state ricostruite soprattutto da Jean Martin nel suo famoso libro sulla storia del testo di Arato. E mi limito a dire che quest'opera, nata come una sorta di manuale di astronomia elementare a supporto della lettura di Arato, che comprendeva, oltre a una serie di indicazioni, di informazioni astronomiche sul numero e la posizione delle stelle, soprattutto appunto le favole dei catasterismi, questi brevi racconti mitici che erano destinati a illustrare l'Aition mitologico di ogni singola costellazione, e a un certo punto appunto venne inglobata in forma di estratti variamente compendiati e rimaneggiati all'interno di un'edizione di Arato, la famosa insomma, edizione Fi di Arato, che si data intorno al secondo o terzo secolo d.C., per fornire un commento, una specie di commento perpetuo ai versi di Arato. E sotto questa forma l'opera conobbe una diffusione, una fortuna notevolissime. E così, se appunto l'opera originale per noi è perduta, ne possiamo ricostruire con buona approssimazione il contenuto grazie a tutta una serie di testimoni che da essa dipendono più o meno direttamente. Questi sono il Diastronomia di Gino, che usò i catasterismi ancora nella loro redazione originale, e poi un'epitome greca, che è appunto l'opera comunemente indicata come catasterismi, che è l'opera di cui adesso disponiamo un'edizione con traduzione italiana a cura di Anna. Anche, ho visto che proprio in questi giorni, in queste settimane, è uscita anche nelle Belle Lettere una nuova edizione. E poi ancora ampie sezioni degli scoli ad Arato e a Germanico, e infine il cosiddetto Aratus Latinus, che altro non è che la maldestra traduzione latina, che si situa in un ambiente precarolingio nella Francia dell'VIII secolo, a quanto pare, della succitata edizione Fi di Arato, in cui dunque, oltre ai versi di Arato, sono stati tradotti in un latino assolutamente barbarico, anche tutto il materiale di commento che lo accompagnava, frammischiato proprio ai versi di Arato. E il confronto delle favole mitologiche aggiunte da Avieno con questi testimoni lascia vedere delle coincidenze spesso letterali, e quindi conduce alla certezza che tali addizioni di Avieno dipendano pressoché interamente da questa tradizione eratostenica. Forse l'unica possibile eccezione è proprio il mito di Fetonte, che manca nei più importanti testimoni dei catasterismi, manca nell'Epitome, manca in Igino, anche se poi c'è negli scoli ad Arato, quindi potrebbe essere che Avieno conoscesse una versione un po' più ampia dei catasterismi e quindi la trovasse, però è anche possibile che, visto che, come ho detto prima, il mito si trovava narrato, seppur brevemente, in Cicerone e Germanico, Avieno si sia ispirato ai traduttori latini per inserirlo, e poi aveva chiaramente a disposizione le lunghe narrazioni, soprattutto di Ovidio, per ampliare secondo il suo solito. E comunque, per tutti gli altri casi, la dipendenza da Eratostene è pressoché sicura, e si può supporre con buona verosimiglianza che Arato lavorasse su un esemplare di Arato Cum Scholis, cioè su un esemplare dell'edizione Fi di Arato,
corredato cioè dagli estratti dei catasterismi. Tutto questo comunque è stato già dimostrato da tempo, da considerare un dato acquisito, anche se a dire il vero non sempre è stato recepito fino in fondo, neppur non moltissimi, diciamo, studi dedicati ad Avieno, e quindi insomma non è mia intenzione tornarci sopra adesso, mentre quello che vorrei fare qui è mostrare per mezzo di alcuni esempi come Avieno faccia, per così dire, interagire questo materiale esegetico con il testo di Arato e metta in atto, in una specie di gioco erudito, un dialogo a distanza con il suo modello, nell'intento a volte di precisarlo e anche correggerlo, oppure di colmare dei vuoti, delle lacune che potevano trovarsi in Arato. Allora iniziamo con la prima delle costellazioni descritte nel poema, che è quella delle orse. Al punto 1 dell'endout, pagina 1, ho riportato sia il testo di Avieno sia anche i passi corrispondenti di Arato e di Germanico. Dunque, in Arato la trattazione delle orse inizia al verso 26-27 con l'indicazione dei due nomi di questa costellazione, Arctoi e Amaxai, il secondo dei quali viene motivato con il gioco etimologico Ama-Amaxai. Arato prosegue quindi con la descrizione dell'astro ai versi da 28 a 30 e poi appunto al verso 30, introdotto dalla formula Eieteonde, inizia la narrazione della fabula, del mito del catasterismo che appunto le orse si meritarono per essere state le nutrici di Zeus sul monte Ida, come si diceva prima. Il gioco etimologico proposto da Arato era naturalmente intraducibile in latino ed è lasciato quindi cadere dai traduttori, però al suo posto Germanico, dopo aver indicato sia il nome greco della costellazione Arcto, al verso 25, sia la doppia denominazione latina, cioè Urze e Plaustra, Sivartois Romani cognominis Urze Plaustrave, quae facies stellarum proxima vere, appunto notava, introduceva l'idea nuova che questo, il secondo nome, cioè Plaustra, corrisponde meglio alla forma delle costellazioni visualizzate come carri. Germanico però poi proseguiva sulla falsariga del modello con la descrizione degli astri a partire al verso 25-27, in realtà appunto giustifica questo fatto che la loro forma è più vicina a quella di un carro, di due carri, appunto dicendo tre stelle, tres demone, rotisque, mitant, sublime, quaterne. Però poi a partire dal verso 28, Simelius, Dixis e Feras, torna a visualizzare sulla scia di Arato chiaramente le due costellazioni come orze e le descrive come le aveva descritte Arato, e dopodiché, sempre seguendo Arato, a partire dal verso 31, introduce la favola del catasterismo. Avieno inizialmente si ispira alla traduzione di Germanico, citando anche lui sia la denominazione greca, Arctos, che attribuisce peraltro a Cnidius, a Eudosso di Cnido, sia i due nomi latini, Sicastrum dici Cnidius dedit, ausone asdem, voce feras, urzasquet, plaustra vocare solemus. Qui questa indicazione segue e ripresa chiaramente da Germanico. Però poi aggiunge qualcosa in più al verso 104, cioè dice che sì, se è vero che il secondo nome, plaustra, è giustificato dalla species, cioè dall'apparenza, dalla forma dell'astro, come osservava già Germanico, il primo nome, le urze, quello di orze, è invece giustificato dalla fabula, fabula nunc urzas species dat plaustra videri. Dunque, già nel 1906, Hileman, in una dissertazione dedicata ad Arato, aveva richiamato l'attenzione su questo scolio ad Arato, ad Avieno, dunque una dissertazione dedicata ad Avieno, aveva richiamato l'attenzione su questo scoglio ad Arato che avete al punto D, che riporta esattamente la stessa osservazione. Aitoi nun arctoi, amaxaimen catomoioteta. Arctoi de muticos, cioè appunto le orze
si chiamano carri in base, diciamo, alla somiglianza, alla loro forma, Arctoi, Demiticos, mentre orse in base al mito. È probabile che Avieno leggesse e conoscesse questo scoglio. Fatto sta che appunto egli, in maniera del tutto coerente, subito dopo questo verso, con un'inversione della materia rispetto ad Arato, fa seguire le fabule riferite alle orse, spostando alla fine, a partire dal verso 117, la descrizione dell'astro. In questo modo Avieno non solo riesce a dare nuovo rilievo all'opposizione dei due nomi, ma ottiene anche una motivazione, diciamo, più stringente per l'introduzione del mito eziologico, che in Arato era introdotto in maniera tutto sommato abbastanza repentina, con questa formula eieteonde, se è vero quello che si dice. Mentre in Avieno appunto serve come spiegazione dell'apparente contrasto tra la forma di queste costellazioni e la loro raffigurazione tradizionale. L'altra novità rispetto ad Arato è che Avieno non si accontenta di riprodurre l'Aition che trovava in Arato, ma lo fa precedere da un altro, ai versi da 105 a 107, che è quello di Callisto. Dunque, quello di Callisto era rimasto il mito principale legato alle orse, o perlomeno all'orsa maggiore, e infatti nel capitolo relativo dei catasterismi è riportato al primo posto, è narrato con dovizia di particolari, e nell'handout alla lettera E ho riportato appunto la versione dell'epitome. Il mito è ben noto, insomma, racconta Eratostene che Callisto, vergine cacciatrice, figlia del re Arcade Licaone e appartenente al seguito di Diana, aveva subito violenza da parte di Zeus ed era rimasta incinta. E quando appunto Diana scoprì questo fatto, la scacciò dal suo seguito e la mutò in orsa prima che Callisto desse alla luce il suo bambino, che poi prese il nome di Arcade. E poi tempo dopo si trovò durante una caccia a essere inseguita dal figlio, inconsapevole che si trattasse della madre, e si rifugiò nel tempio di Zeus Licio, dove era vietato entrare. E per questo, per evitare che madre e figlio venissero uccisi per la violazione di questa norma, Zeus li trasportò entrambi in cielo, trasformandoli in due costellazioni vicine, l'Orsa Maggiore e Boote, chiamato anche Arctophylax, guardiano dell'orsa. Il mito è molto noto anche grazie alle due versioni ovidiane nelle Metamorfosi e nei Fasti, ed in realtà narrato da Avieno, contrariamente al solito, in una forma assai abbreviata, senza fare il nome della protagonista, in una maniera che pone qualche problema. Avieno infatti sembra parlare di una madre e di una figlia, vedete al verso 5 il femminile plurale as, che dopo la violenza usata da Giove alla prima delle due, al verso 107, rapto genitricis flore, sono portate in cielo e trasformate nelle due orse. Questo però non trova riscontro nelle versioni correnti del mito, dove Callisto è sempre identificata solo con l'orsa maggiore e ha soltanto un figlio maschio, Arcade, che viene sì anche lui trasformato in astro, ma va a impersonare la figura di Boote, come del resto poi anche Avieno sa bene, perché narra il relativo mito più avanti in relazione alla costellazione di Boote. Può essere che queste varianti siano dovute allo stesso Avieno, che ha voluto coinvolgere un po' maldestramente nel catasterismo entrambe le orse. Subiran pensa ad esempio che Avieno volesse fare riferimento ad una versione sempre riportata nei catasterismi, secondo cui l'orsa minore, il catasterismo dell'orsa minore era una sorta di duplicazione del catasterismo di Callisto. Io sospetto, anche se è una spiegazione che non risolve effettivamente tutti i problemi, che Avieno possa essere forse stato tratto in inganno anche da quello che leggeva negli estratti di Eratostene
dove era riferito il catasterismo avvenuto in contemporanea di Callisto e del figlio, ma senza specificare bene che quest'ultimo era trasformato in una costellazione diversa. Se voi prendete appunto la versione degli Scoli ad Arato, che ho riportato infine alla fine del punto E, vedete, si dice «O Zeus, exelito autus, caisen toisastro isetzeken», quindi con il plurale autus, mentre nell'epitome, se vedete, al passo corrispondente più correttamente usava il singolare auten, cioè riferito alla sola Callisto. E così anche negli Scoli basilensi, gli Scoli BP a germanico, si ha una formulazione simile. Iupiter utrosque celi astri sintulit, che fra l'altro è lo stesso verbo usato di Avieno al verso 107, etre intulit, anche se potrebbe essere solo semplicemente un caso, ursanque eam nominavit. Se Avieno leggeva nelle sue fonti qualcosa di simile, potrebbe forse essere che sia stato tratto in inganno aver pensato che Callisto e il figlio, anche se è un figlio maschio, non una figlia femmina, fossero state trasformate non nelle due orse, però insomma è solo un sospetto, non ne sarei così sicuro. Ad ogni modo, a questo primo racconto segue l'altra fabola mitologica, quella aratea delle orse nutrici di Zeus, che viene presentata al verso 108 come una versione alternativa, dice «Velceo fama de inc docet altera», eccetera, eccetera. In questo caso il racconto di Avieno si attiene sostanzialmente a quello di Arato, senza introdurre elementi nuovi, anzi tacendo qualche particolare, ad esempio come il motivo per cui Giove si nascondeva. Del resto anche Eratostene su questo mito non aveva molto da dire, lo menzionava brevemente alla fine del capitolo sull'orsa minore, rimandando esplicitamente ad Arato. Quella di presentare una accanto all'altra le diverse possibili identità di una stessa figura astrale è un procedimento tipico della tradizione mitografica, che Avieno adotta anche altre volte, che prima di lui già Germanico aveva sperimentato in un paio di occasioni. Comunque in questo modo il poeta sembra quasi voler ostentare la sua superiore conoscenza mitologica rispetto ad Arato, anche se va notato che l'innesto di un secondo mito a fianco di quello presente nel modello e la loro armonizzazione non perfetta produce, come del resto era quasi inevitabile, qualche lieve contraddizione. Così, se vedete al verso 118 di Avieno, le urze sono definite il Caonie, con rimando al primo dei due miti, cioè a Callisto, mentre però nei versi successivi, quando il poeta passa a dare i nomi delle due figure, versi 121-123, traducendo i versi 36-37 di Arato, esse tornano necessariamente a essere le Iovis altrices, Elice e Cinosura. Anche se Avieno non pare in nessun modo disturbata da questo genere di aporie, sempre per restare alle orse, anche più avanti nel poema c'è un caso in cui a distanza di 3-4 versi l'orsa maggiore prima è Callisto e poi Elice, quindi insomma non si fa scrupolo di mescolare miti e identità diverse. Dunque passiamo al secondo esempio, quello dell'Engonasi, non inginocchiato, dove il gioco allusivo di Avieno nei confronti del modello di Arato è ancora più evidente. Anche qui nell'Endout ho riportato sia il brano di Avieno sia i passi più brevi di Arato e di Germanico. Dunque, a proposito di questa figura, simile a quella di un uomo affaticato, Arato affermava che nessuno sa chi sia e per che cosa stia soffrendo. Esso appare come piegato sulle ginocchia e per questo è chiamato Engonasin, sono i versi 63-67 di Arato. Anche in questo caso Germanico ripeteva esattamente quello che diceva Arato, vedete il verso 66 di Germanico, non illinomen, non magni causa laboris. Invece, naturalmente, Eratostene aveva presto risolto l'enigma,
identificandola questa misteriosa figura con Eracle, vincitore nella lotta con il serpente custode dei pomidoro delle speri di una delle 12 fatiche. E questo permetteva tra l'altro di coinvolgere nel catasterismo anche la costellazione vicina del drago su cui l'Engonasin pare poggiare il piede. È un'identificazione fra l'altro che ha avuto fortuna, visto che, se non mi sbaglio, adesso la costellazione, il nome ufficiale della costellazione è Eracle o Ercole, insomma. Nell'Endout ho riportato la versione, appunto, la versione come testimonianza dei catasterismi, la versione dell'Iscolia Basilensi a Germanico, l'Iscolia BP a Germanico, che mi serve per una ragione che vedremo fra poco. Avieno ha dunque buon gioco a sfruttare questo materiale per integrare e correggere Arato e fare così di nuovo sfoggio della sua superiore dottrina. E anzi, nel far questo, egli menziona espressamente il poeta greco e la sua dichiarazione di ignoranza in quella che è l'unica citazione esplicita del nome di Arato in tutto il poema di Avieno, sono i versi 173-174, expertem quamquondam dixit Aratus nominis et cuius latuit quoque causa laboris. E gli oppone la testimonianza di un altro autore, Paniasis sed nota tamen qui longe retas eruit ex cussis arcane exordia rebus, cioè il poeta Paniassi di Alicarnasso, che sappiamo essere stato autore nel V secolo a.C. di un poema sulle imprese di Eracle. Allora, il nome di Paniassi era sicuramente in Eratostene, anche se manca nell'Epitome, compare infatti in altri testi derivati dai catasterismi, come appunto l'Iscolia Basilensi a Germanico, vedete l'ho sottolineato, ut refert Panuassis Eraclea, e anche in Igino, vi ho riportato anche qui solo la frase in cui compare il nome di Paniassi. E anzi, questa è una delle prove più chiare della dipendenza di Avieno dalla tradizione eratostenica, dato che difficilmente si potrà pensare che Avieno attingesse di prima mano l'opera di Paniassi, anche se per la verità questa era l'opinione di Matthews, che aveva pubblicato nel 1974 un commento ai frammenti di questo poeta, ma è insomma un'ipotesi abbastanza improponibile. È però piuttosto interessante che la migliore conoscenza di Paniassi venga attribuita da Avieno alla Longe Retas, un dettaglio che appunto che è frutto di una aggiunta originale di Avieno. Ora, anche se discusso il senso esatto di questa espressione, io penso che abbia ragione, vedo che nell'endaccio c'è un errore, ho scritto longor invece di longior, vabbè, comunque è chiaramente longioretas. Penso che sia nel giusto chi intende questa espressione nel senso di un'età più remota, un'epoca più remota, quindi longior nel senso di longinquior. Cioè per Avieno il fatto di essere vissuto in un tempo remoto più vicino al passato mitico consente a Paniassi di penetrare meglio e quindi portare alla luce questi arcane exordia che erano invece preclusi ad altri, compreso Arato. Il racconto del mito proposto da Avieno a partire dal verso 177 non si discosta, se non in qualche particolare che il nostro poeta poteva aggiungere di suo, come al verso 178, la precisazione che Ercole si trovava primevo in flore iuvente, non si discosta da quello risalente Eratostene. E alla tradizione dei catasterismi, in parte contro Arato, Avieno si rifà anche e soprattutto per la descrizione della posizione assunta dall'eroe alla fine della lotta, corrispondente a quella della figura astrale. Sono i versi 185-187 e poi 191-193 di Avieno. Quindi con il ginocchio sinistro piegato, il piede destro che schiaccia la testa del serpente, qui tralascio di discutere il problema dei due piedi destro e sinistro che Germanico scambiava seguendo il parco mentre Avieno si rifà ad Arato prima appunto della correzione di parco. E poi un dettaglio che innova rispetto alla rappresentazione aratea,
la mano alzata nel gesto di colpire, vedete il verso 191, en manus ipsa dei, violente in verbera pendens e rigitur. In arato invece l'engonasin ha le braccia aperte in direzione opposte, sono i versi 67-69, cosa che peraltro Germanico interpretava come un gesto di supplica, vedete in Germanico diversa quae tendens bracchia suppliciter passis ad numina palmis, quindi la rappresentazione di arato è totalmente diversa da quella di arato e dei, almeno del traduttore latino, in questo caso non abbiamo Cicerone, abbiamo solo Germanico, e che si rifà appunto invece a Eratossene, non entro nei dettagli, ma se leggete anche la versione degli Scoli a Germanico ritrovate questi stessi elementi. E questa raffigurazione chiaramente alla luce dell'Aition si riveste di un nuovo significato e assume, diciamo, una evidenza rappresentativa sicuramente maggiore. E anche se a ben vedere anche in questo caso l'innesto della favola eratostenica sulla descrizione aratea produce in Avienu una lieve discrepanza tra l'immagine di Ercole piegato dalla fatica dei versi 185-187, che è ripresa da Arato, Mogeunti Eikos, e l'immagine dell'Ercole vincitore, trionfatore sul serpente, quindi con la mano alzata, con il piede che schiaccia la testa del draco, del serpente, dei versi 191-193. E dunque, io non so quanto tempo mi resta, però forse taglio il caso dell'esempio delle Pleiadi, anche perché ne abbiamo parlato ampiamente ieri, quindi eventualmente poi se qualcuno vuole ci possiamo tornare nell'ambito della discussione. E passo all'ultimo esempio che avevo preparato, che è quello della lira, al punto 4. Dunque, la lira è una di quelle costellazioni per le quali già Arato introduceva un breve aition mitologico, identificandola con lo strumento che Hermes aveva costruito da un guscio di tartaruga quando si trovava ancora in culla, che è un episodio notissimo narrato nell'inno Hermes, e poi, dice Arato, lo stesso Hermes aveva posto in cielo di fronte alla figura dell'engonasin. Trovate appunto al punto B i quattro versi di Arato. Non ho riportato in questo caso le altre traduzioni latine perché non offrono niente di più, nessun elemento nuovo rispetto ad Arato. Eratossene diceva però molto di più sul destino di questa lira. Ho riportato al punto C il testo dell'Epitome, l'Epitome Eratossene, dei catasterismi. La lira, dopo essere stata costruita da Hermes, era passata da Apollo, che a sua volta l'aveva donata a Orfeo insegnandogli a suonarla. Orfeo aveva tra l'altro aumentato il numero delle corde della lira dalle originarie 7 che Hermes, figlio della Pleiade Maia, aveva derivato dal numero delle Pleiadi, a 9 in onore del numero delle muse, di una delle quali Calliope Orfeo era figlio. In seguito Orfeo si attirò l'ira di Dioniso per il fatto che il poeta gli preferiva Apollo, e per questo mandò contro di lui le baccanti, che lo dilaniarono mentre si trovava sul monte Pangeo ad attendere il sorgere del sole. Le sue membra disperse furono raccolte dalle muse, che le seppellirono a Libetra, che è il nome di una località o distretto della Tessaglia, nei pressi del monte Olimpo. E a questo punto, dato che non c'era più nessuno degno di entrare in possesso della lira, le muse chiesero a Zeus di porla in cielo in perenne ricordo di Orfeo e di loro stesse, e Zeus acconsentì alla richiesta, appunto disponendo il catasterismo della lira. Avieno attinge di nuovo a piene mani dal racconto eratostenico, e anzi il confronto con il testo dell'Epitome, non ho il tempo ora di entrare nei dettagli, potete verificare da soli, fa vedere quanto fedelmente questa volta si sia attenuto a questo racconto, riproducendo esattamente non solo la trama del mito, soltanto la parte centrale con la spiegazione delle cause dell'ira di Dioniso è stata tralasciata, ma anche le preziose indicazioni geografiche. Il Pangeo ritorna in Avieno, anche se in realtà spostato in un punto diverso della storia, e poi soprattutto Libetra al verso 628,
e anche le indicazioni, vedete nella, alla terz'ultima riga del testo dell'epitome, epitois legomenois lebetrois. E poi anche appunto le indicazioni onomastiche, cioè il raro termine bassarides per indicare le baccanti, al verso 627, credo, sì, 627, che anche questo ritorna alla quart'ultima riga nel testo dell'epitome. Ma a parte questo, la cosa secondo me più importante è che non può sfuggire l'importante significato simbolico di questa inserzione mitologica, che va a integrare e correggere il racconto di Arato, dato che in virtù di tutti questi passaggi di mano, da Mercurio ad Apollo, alle Muse a Orfeo, la lira assurge a simbolo stesso del canto poetico, quel canto capace di, come si dice alla fine del passo, di flectere pecudes et flumina. Per questa dimensione, diciamo, metapoetica, il mito fa il paio con l'altro mito dell'origine della fonte Ippocrene, che Avieno narrava sulla scia di Arato a proposito del cavallo, ma assume una valenza ideale ancora maggiore. A questo proposito è secondo me assai significativo che appunto a disporre il catasterismo della lira non sia più, come era in Arato, Mercurio, ma Giove in persona, che dopo la morte di Orfeo, per compassione verso lo sventurato giovane e verso la sua arte, dunque versi 629-30, miseratus Jupiter artem prestantis juvenis, appunto decide di eternarne in questo modo il ricordo. E così la lira celeste, posta tra gli astri per volere del padre degli dei, sta in cielo a sancire al massimo livello il valore eterno della poesia, e costituisce una sorta di nume ispiratore per tutti coloro che, come Avieno, si sentono partecipi del dono di Apollo e delle Muse e investiti al pari di Orfeo della qualifica di vates, verso 630. Compare questa parola, diciamo, chiave. Sì, io direi che posso fermarmi qui, spero che insomma questi esempi siano stati sufficienti per dare un saggio della tecnica compositiva e poetica di Avieno. Naturalmente non tutti i casi sono come questi, non sempre l'inserzione dell'item mitologico avviene in maniera così, diciamo, motivata, altre volte insomma essa avviene più meccanicamente e produce anche qualche incongruenza, qualche forzatura. Però appunto nei casi più riusciti mi pare evidente la volontà di instaurare questo gioco allusivo nei confronti di Arato, con risultati a volte anche interessanti. Sì, Avieno non è sicuramente diciamo uno dei maggiori poeti nemmeno della tarda latinità, però il suo interesse secondo me sta proprio in questo fatto, di venire ultimo alla fine di questa lunghissima tradizione che da Arato attraverso i traduttori latini e gli altri poeti latini, diciamo, che si erano rifatti ad Arato, e poi tutto il materiale esegetico e mitografico che accompagnava, diciamo, il testo di Arato, appunto venendo alla fine di questa lunga tradizione consente di osservare molto bene questo intreccio di modelli poetici e di materiali esegetici e mitografici che si sono, diciamo, depositati sul suo testo, sulla sua traduzione aratea. Basta, mi fermo qui, vi ringrazio. Thank you very much. That was such an interesting lecture, and also a reminder that many of us were taught that there was a falling off from the classical ages to the early Middle Ages, and it's such a wonderful story to hear that actually we had scholars who were actively engaged in adding to the tradition, and I think it's important for us to remember. So thank you very much for reminding us. Also, I would like to point out, I have not found one picture of Hercules with the Hydra where Hercules is kneeling. Not one. Acapito. Questo è misterioso. Allora, tante grazie.